Salve a tutti lettori e ben ritrovati in un nuovo video. Io sono Valeria, mi avete già da ridere perché oggi parliamo di rossetti. Proprio una di quelle cose delle quali non pensavo mai avrei parlato su Read Blog Repeat. I rossetti. In realtà questo video nasce per due ragioni in particolare. Uno, io sono un'appassionatissima di make-up. In moltissimi di voi ormai non lo sapranno, non lo ricorderanno, però in realtà le mie avventure online, prima con il mio blog e poi con il mio primo canale YouTube, questo è il mio secondo canale YouTube, sono cominciate proprio nell'ambito del beauty. Io sono partita come beauty blogger. L'altro motivo per cui nasce questo video, spero non si noti che sono veramente a disagio in questo video, però niente. L'altro motivo per il quale nasce veramente questo video è il fatto che voi mi chiedete spessissimo sotto i video che rossetto indosso. E quando in video, in un Insta Story, in una foto ho un rossetto scuro, le richieste di che rossetto è tipo si decuplicano. Detto questo, oggi parleremo dei miei 5 rossetti scuri preferiti, così ogni volta che indosserò un rossetto scuro in video potrò semplicemente dire andate a guardare quel video per scoprire quali sono i miei preferiti. Non ve li swatcherò, per cui una cosa che farò è nelle schede e nell'info box per ogni rossetto troverete linkato un video in cui lo indosso, in modo che il colore risulti veramente molto fedele e lo potete vedere anche in azione. Detto questo, cominciamo. Il primo rossetto con cui sentivo il bisogno di partire è quello che ogni volta che lo indosso in video riceve più domande in assoluto. Vi immaginavate questa cosa qui? Io non me lo sarei mai immaginato. Questa qui in realtà è una matita labbra di P2, questa qui è la Perfect Look Lip Liner nella colorazione 040 Chocolate. Questa qui è una matita automatica, ve l'ho aperta però non vedrete niente perché tipo penso mi siano rimasti più o meno un paio di utilizzi e poi sarà finita. Costa pochissimo, è un brand che si trova da OVS, è un brand tedesco, se non ricordo male, e rende benissimo. A livello di colore è semplicemente un marrone scuro, cioè non ha rosso all'interno, non ha viola all'interno, cioè è marrone e basta. E secondo me proprio in questo sta la sua particolarità più grande, perché spesso e volentieri sul mercato si fa fatica a trovare un rossetto marrone che sia solo marrone e non abbia altre tonalità mescolate all'interno. Per quanto riguarda la durata, dura parecchio, non mi secca le labbra, nonostante sia una matita labbra, cioè io comunque la uso, faccio il contorno e poi riempio tutte le labbra con questa qui. Intendiamoci, se mangio mi va via tipo al centro sul labbro inferiore, ma ci metto 2 secondi a riapplicarla. Un'altra cosa che vi volevo dire su questa matita, che è fantastica da portarsi in giro per i ritocchi, cioè tipo anche se esco la sera con borse veramente microscopiche, questo entra ovunque e tra l'altro ha il temperamatite nel tappino, per cui se per qualche motivo ho bisogno di essere molto precisa perché magari mi è andata via sopra o sotto, posso andare in bagno, temperarla e ho la punta. L'unica cosa però è attenzione a non tirarne fuori tanta perché si spezza. Altrimenti, cioè nel senso, tirate fuori giusto il pezzettino che vi serve per fare, non tiratene fuori tanta perché mi si è spezzato un paio di volte, devo dire, però costa talmente poco che sinceramente non ci rimango male. Al secondo posto, il secondo rossetto che riceve più domande ogni volta che le indosso. E sono particolarmente contenta perché è stato il regalo di un'amica, quindi cioè, sono sempre contenta quando tipo qualcuno mi regala qualcosa, per cui ci tengo già di più perché mi è stato regalato, non l'ho comprato io. E questa cosa viene anche apprezzata dagli altri, mi fa molto piacere, ciao Filo, è la mia amica che me l'ha regalato, se stai guardando questo video. In ogni caso, questo qui è Shame di Urban Decay. Se lo volete comprare non lo troverete più in questo packaging perché Urban Decay ha riformulato i suoi rossetti, ha cambiato il packaging un anno fa, un anno e mezzo fa, qualcosa del genere, e ovviamente non vi so dire nemmeno il prezzo. Nella forma in cui lo io è a goccia, questa è l'unica cosa negativa che ho da dire su questo rossetto, però in realtà ovviamente comprandolo nuovo ha una forma diversa, ecco, con questa forma qui non si riesce a fare un contorno delle labbra preciso, per cui io che faccio, ed è una cosa che volevo dire anche per consigliarvelo con tutti i rossetti scuri in generale, io prendo un pennellino labbra, quello che ho io in particolare di Neve Cosmetics, però veramente c'è, va bene anche quello di AliExpress, prendo il lato appuntito, lo metto nel rossetto, ci faccio il contorno labbra, esce precisissimo con questo rossetto qui. Poi prendo un pennello piatto, prendo anche qui, prelevo dallo stick il rossetto e uso la parte piatta per riempire tutta la parte fuori, l'esterno delle labbra. Mi avvicino, poi il centro lo posso lasciare anche vuoto, però comunque l'importante è che io riempia l'esterno. E poi, dopo aver fatto questa operazione qui, passo allo stick. In questo modo sono precisissima e trovo che sia molto importante essere precise quando si applica un rossetto scuro, perché altrimenti si perde tutta la magia, poi da lontano un miglio si vede
che il rossetto è messo male, comunque rende tutta l'applicazione molto più semplice. Questo qui è un rosso scuro a molto scuro, nel senso che se faccio una o due passate è un rossetto scuro molto bello, se ne faccio di più diventa proprio color sangue, nel senso quel nero che sotto la luce si vede che è rosso però è veramente scuro. Questo qui è cremoso, non so se nella nuova formulazione abbia ancora questo finish, però questo qui è abbastanza lucido e lo amo per questo, cioè è proprio un rossetto selvaggio nella mia mente, e poi mi piace un sacco il nome perché mi ricorda Game of Thrones. Al terzo posto, il rossetto che ho addosso in questo momento, anche questo qui è stato il regalo di un'amica. Ciao Ilaria, se stai guardando questo video mi hai regalato una delle cose più belle che abbia mai ricevuto. Questo qui è il mio unico per ora, però spero che in futuro abbia dei compagni di gioco, il mio unico rossetto di Burberry. Questo qui è della linea matte, quindi è un rossetto opaco, è un lip velvet nel colore numero 308 pink azalea. Il problema con questo rossetto è che è tipo uno degli odori che creano più dipendenze sulla faccia della terra. È molto talcato, ti sa di quel cosmetico tipo d'altissima profumeria che indossa solo la tizia con la pelliccia di volpe artica, cioè, ti dà quel tipo di sensazione, io lo do. Si tratta di un rossetto scuro con delle tonalità molto berry, nel senso quasi è un rosso molto violaceo, c'è tanto viola all'interno di questo rossetto, ma lo vedete anche addosso a me in questo momento, è di facilissima applicazione. E quello che mi piace tanto di questo rossetto, nonostante quando mangio va via al centro sempre sul labbro inferiore, è che è comodissimo, cioè da portare proprio addosso anche tutto il giorno. Io spesso e volentieri ho dei problemi con i rossetti opachi perché sento che proprio mi seccano e mi rattrappiscono le labbra. Questo qui, nonostante sia opaco, crea uno strato veramente sottilissimo di rossetto sulle vostre labbra. Il colore è pieno proprio da principio e quindi, cioè, è come non avere assolutamente niente addosso. E questo colore è bellissimo, che secondo me è molto elegante. Secondo me non è così facile trovare un rossetto in questa tonalità che risulti così elegante. Io lo amo veramente tanto. I rossetti di Burberry hanno un prezzo mostruoso, io sono stata molto fortunata che mi sia stato regalato, però secondo me io di rossetti di Burberry ne comprerò altri in futuro, perché se la qualità è questa, io ci sono. Burberry, io ci sono. PS, un'altra cosa bellissima è che questo rossetto ha il packaging magnetico. Al quarto posto ci sono due rossetti, e li ho messi nello stesso posto perché sono assolutamente identici, non c'è nemmeno mezza differenza tra questi due rossetti, quindi era inutile darli due posti separati. E sto parlando del MAC Viva Glam 3, questo qui è in un finish matte, e del Cinnamon Spice di Wet n Wild, anche questo qui finish opaco. Come avrete visto, tra i miei rossetti top tendono ad esserci rossetti opachi come scuri, perché ovviamente è una formulazione che rimane al suo posto. Questi due rossetti sono identici, primariamente perché Wet n Wild, in questa sua linea di rossetti opachi, fa appositamente delle colorazioni che sono identiche ai rossetti di MAC per avere dei dupi. Io non lo sapevo quando ho comprato questo mi è stato regalato sempre da Filo, grazie Filo, mi regali i rossetti più belli che ho nella mia collezione. Tra l'altro non so nemmeno perché non regalo quello di Wet n Wild e mi sto tenendo nel cassetto due rossetti identici, che in realtà mi piacciono tutti e due. Parliamo in questo caso di un rossetto rosso scuro con una forte componente marrone, parliamo di un bel mattone opaco, per me è proprio sensuale come tipologia di colore, mi piace tantissimo trovare nel rossetto rosso scuro una forte componente di marrone, e ovviamente troverete il video nelle schede dell'info box, magari in questo caso è ne linko due, vediamo se riesco a ricordarmi in quale ho quello di Wet n Wild e in quale ho quello di MAC. Per quanto riguarda i prezzi, il MAC viene 19€, quello di Wet n Wild viene 2,99€, cioè un abisso tra di loro. Tra l'altro io di questa linea di Wet n Wild ne avrò tipo 5, e sono tutti di una qualità altissima, quindi anche se non vi interessa questo andate a dare un'occhiata a tutta la linea perché è veramente di qualità. Non ci sono secondo me nemmeno differenze a livello di resa, indubbiamente ci saranno differenze a livello di ingredienti, io immagino che siano ingredienti migliori nel rossetto 19€ rispetto a quello da 2,99€, il packaging è più bello eccetera eccetera, però entrambi durano tutta la giornata, mi durano un pasto, non vanno via, cioè voi li mettete lì e non si muovono questi due rossetti, ovviamente li potete tenere addosso per tutta la vita. Ovviamente è di più facile applicazione il MAC che ha lo stick a goccia rispetto a questo qui, con cui vabbè uso sempre il trucco del pennello. Una cosa sola che voglio dire, sì, non ci sono differenze,
per cui alla fine tanto vale andare a comprare quello da 2,99. Ma questo qui di MAC fa parte della linea Viva Glam. Che significa? Significa che voi spendete 19 euro di rossetto e i vostri 19 euro vanno in beneficenza, vanno alla Fondazione contro l'AIDS di MAC. Per cui, se avete i soldi, se vi volete fare un regalo, se vi volete far fare un regalo, comunque i rossetti di MAC sono ottimi, sono belli da avere, c'è anche una coccola in più, date quei 19 euro in beneficenza, a me non sembra affatto male. Anche in questo caso, se non siete interessati a questo rossetto in particolare, MAC ha 6 rossetti Viva Glam, quindi il cui ricavato per beneficenza, nella gamma permanente, e ogni anno tira fuori, insieme a una celebrità, un rossetto e un lucidalabbra nella linea Viva Glam. Per cui se volete un rossetto chiaro e non vi interessa il colore, ci troverete anche altri modi di avere un rossetto bellissimo e di dare i vostri soldi in beneficenza. Ultimo, ma non ultimo, un'altra matita labbra. Se non l'aveste capito, io adoro le matite labbra, cioè le compro sì da usare sotto i rossetti come base per farli durare di più eccetera eccetera, ma spesso e volentieri le uso come rossetti a sé. In particolare quella che ho io fa parte del mio brand preferito per le matite labbra, se ve le consiglio tutte ne avrò almeno 4-5 di Neve Cosmetics. Questa qui in particolare è la Confusion e non la trovate più in questo packaging. L'anno scorso Neve Cosmetics ha cambiato il pack delle sue matite labbra e anche alzato i prezzi. Quindi non costano più 4,80€, costano adesso 5,80€. Questa qui in particolare è stato un grande cambiamento per me quando l'ho comprata, perché vi spiego. Io non ho naturalmente uno smalto dei denti molto bianco, per cui devo stare un pochino alla larga da tutti quei rossetti che hanno una base calda, perché tendono a ingiallirmi ancora di più i denti. Però al tempo stesso, siccome si vuole sempre quello che non si ha, se hai i capelli lisci li vuoi ricci, se li hai ricci li vuoi lisci, eccetera eccetera, io sono sempre naturalmente attirata verso i colori più caldi, gli arancioni, i mattoni, sono delle tonalità di rossetto che adoro e vorrei tantissimo potermi permettere, però non si può. Questo qui è un rosso mattone, caldo, ma non così caldo da ingiallirmi i denti. Io penso sia proprio, guardate, al limite, 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 un pelino più caldo e mi sarebbe stato male, per cui la adoro alla follia, la uso spesso, la ricomprerò quando finirà, la qualità è alta, non mi va via se mangio, è comoda sulle labbra, ha un finish satinato, nel senso non è opaco, però non è nemmeno cremoso, sta un po' lì nel mezzo, il colore è troppo bello. Cioè, sono troppo contenta di poter avere un rossetto scuro, veramente mattone, che è molto autunnale comunque, perché è quasi il colore delle foglie, no? Quando diventano rossastro, marroncine, quello lì, io ce lo posso avere sulle mie labbra. Grazie a Neve Cosmetics, veramente grazie mille. Lettori, questo video è finito, spero che vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto vedere un contenuto a tema makeup sul mio canale e se avete altre richieste per contenuti a tema makeup che volete vedere su Read Blog Repeat. In ogni caso vi mando un bacio e ci vediamo giovedì.